regia, Diego Flaccadori e David Lighty sul perimetro, sotto canestro al fianco di Filippo Baldirossi c'è Dustin Hogg, prima contesa vinta dalla Olimpia Milano e lavora in palleggio Andrea Cinciarini cercando di coinvolgere sul perimetro Milan Matchman, subito i fischi dei 4.000 del Palatrento che torna esaurito dopo la semifinale di Eurocup della passata stagione in cui Trento uscì per due soli punti dalla seconda manifestazione continentale europea. Intanto l'errore al tiro di Cinciarini, lotta a rimbalzo. Jefferson e Michelin che sono diciamo i due lunghi principali questa sera per entrambe le squadre che partiranno dalla panchina. Trento con già una buona difesa. Sarà la chiave riuscire a tenere Milano a un punteggio al più basso possibile per provare a giocarsela fino alla fine. David Lighty muove palla sul perimetro per Diego Flaccadori che riceve molto lontano dall'arco dei tre punti, va a cercare Dustin Hogg che prende un tiro un pochino fuori dalle sue corde, corta la conclusione del prodotto di Iowa State University e Davide Pascolo col primo rimbalzo della sua partita a cercare sul perimetro Andrea Cinciarini, ancora fischi del pubblico trentino. Matchman serve bene il taglio sulla riga di fondo di Pascolo che è chiuso da Filippo Baldirossi, il numero 14 biancorosso deve andare sul perimetro dai compagni, recupero di Aaron Kraft, transizione offensiva per Trento con Flaccadori a cercare di nuovo il suo playmaker, concede un metro di spazio al numero 4 bianconero Bruno Simon. Trento allora muove palla sul perimetro andando a cercare Baldirossi che attacca in uno contro uno Davide Pascolo, lavora sulla riga di fondo e mille battaglie. Eh sì, bella questa sfida tra Baldirossi e Pascolo perché un po' nell'immaginario collettivo proprio Baldirossi è quello che ha preso un po' il posto di Dada Pascolo lì sotto canestro. Cattura anche il rimbalzo Filippo Baldirossi, guidando poi la transizione offensiva di Trento, rientra bene Milano ma concede però un tiro aperto. Dolomiti Energia. Che gran partenza di Baldirossi che in mezzo ai due canestri ci ha messo anche un gran rimbalzo. Blocco zipper in uscita per Bruno Simon, buon lavoro di David Lighty che costringe l'ala croata a ricevere lontano dai tre punti. Cinciarini vuole attaccare Aaron Kraft ma gliene incoglie perché il prodotto di Ohio State non si fa battere. Bruno Simon deve forzare la conclusione, rimbalzo lungo per David Lighty che spinge la transizione, salta due avversari come birilli, poi scarica per Baldirossi che ha una ricezione complessa, va dietro la schiena per Lighty, extra pass per Flaccadori. Trento ha pazienza per provare a costruirsi un tiro migliore nonostante ci fossero state un paio di opportunità di concludere. Eccolo il tiro migliore nell'angolo per David Lighty che sbaglia la conclusione. Lottari in questa gara, Luca Weidman e Evangelista Cagliata sono gli altri due fischietti chiamati ad amministrare l'incontro. Yasmin Repesa ha visto abbastanza in questo inizio di gara da Cinciarini e Davide Pascolo, inserisce subito sul parquet Rakin Sanders e Ricky Hickman. Errore nell'attacco della Dolomiti Energia, si lotta a rimbalzo, Sanders riesce a catturare il d'attacco con le palle recuperate, l'abbiamo visto anche in questo inizio, manca qualcosina in termini di qualità di attacco, di percentuali al tiro. Comunque bella partenza dal punto di vista dell'approccio mentale della squadra. Lighty ha accoppiato con Bruno Simon, uno dei pericoli pubblici numero uno dell'attacco biancorosso. Matchman spalle a canestro, a parte del lungo serbo, Kraft vuole correre, coinvolge David Lighty che in campo aperto attacca. Sulla carta è veramente una formazione troppo superiore in tutti i reparti e in tutte le momenti per portare a casa un colpaccio casalingo. Lighty a segno con il primo dei due tiri dalla linea, sbaglia invece la seconda soluzione, rimbalzo di Milan Matchman che apre per Ricky Hickman, è ripiegata con ordine la difesa della Dolomiti Energia, deve quindi entrare nell'attacco a difesa schierata la Olimpia Milano, rolla Milan, infrazione di passi al centro servo. Bella palla di Simon, forse un pochino indietro rispetto alla diagonale di taglio di Matchman che non è riuscito a muovere bene i piedi, ha perso palla. Scarico di David Lighty per Flaccadori, extra pass del numero 12 bianconero per David Lighty, fanno sempre in movimento, inquieto. Ora riceve la rimessa Filippo Baldirossi, coinvolge David Lighty. Diego Flaccadori non ha guadagnato alcunché dal lavoro in uscita dai blocchi su Zoran Dragic. Trento quindi vale quando giochi contro un team come Milano, perché specie se le palle perse dovessero essere di quelle attive che concedono contropiede, questo significherebbe sanguinare di fronte a uno squalo. Eh sì, ed è proprio una chiamata, un esame di maturità per Trento che è la squadra che perde più palloni in Serie A. Tap out di Zoran Dragic che però finisce nelle mani di Flaccadori. La squadra allenata da Maurizio Buscaglia ha già costruito un minimo margine di vantaggio imprimendo il proprio marchio sulla gara con la propria difesa. Rakin Sanders si butta dentro, buona la chiusura.
Ascoli con un paio di buoni aiuti difensivi su Sanders dopo aver ben controllato Davide Pascolo, ed ora dà il pallone nelle mani di Aaron Kraft. Trento contro l'attacco a difesa schierata, Lighty riconsegna subito il pallone a Flaccadori che deve prendere il tiro un pochino affrettato e lo sbaglia, lotta a rimbalzo, si tuffa Dustin Hogg, vola a terra anche Milan Matchman, bimbo iperattivo, riceve direttamente dalla rimessa David Lighty. Diego Flaccadori vorrebbe ribaltare il lato, poi aspetta invece che Hogg venga a bloccare per lui. Flaccadori poi attacca il lato di Matchman sul pick and roll, scarica per Kraft che ha un po' di spazio per prendere il tiro da tre punti. Il pallone si impenna sul ferro e finisce nelle mani di Dustin Hogg, che ovviamente non si fa. Della struttura a quel punto credo sia ancora giocabile, lo pensa anche Hogg, lo converte in due punti. Ricky Hickman lavora dal palleggio contro Aaron Kraft, gioca un altro pick and roll con Milan Matchman ma non riesce a battere Kraft, deve buttarsi dentro Dragic che è bravo volando a terra a trovare i due punti del meno 6 Milano, ma Trento è già dall'altra parte del campo, ha voglia di giocare in transizione, sbaglia Flaccadori ma Baldirossi è motivatissimo questa sera e cattura un rimbalzo offensivo che consente a Lighty di sparare un cross inarrestabile da Dustin Hogg. Trento sta mettendo il triplo dell'energia di Milano in questa fase della partita. Milano si affida al talento individuale, qui ha una grande... pitturato attirando su di sé la difesa e prova ora a scuotere i propri compagni di squadra. Trento ha 6 punti di vantaggio e deve ricordarsi di avere Rakim Sanders carico di 2 falli personali. Fargli commettere il terzo sarebbe davvero la manna dal cielo per la formazione bianconera. Light intanto attacca sull'altro lato del campo perdendo il pallone per il buon raddoppio difensivo di un giocatore di estrema intelligenza cestistica come Kruno Simon, che poi porta palla in zona d'attacco, vorrebbe attaccare Baldirossi in quello che è chiaramente un mismatch in termini di velocità. Si va all'altro lato del mismatch con Mana Gara domenica scorsa a Pesaro, contribuendo con 9 punti, 7 rimbalzi e una grandissima presenza difensiva alla vittoria bianconera che ha interrotto una striscia perdente di 4 incontri consecutivi. Matchman sbaglia il tiro libero che gli avrebbe anche consentito di andare a prendersi un po' di riposo per fare spazio a Jamal McLean che è sul cubo di cambio del cambio di Milano. Trento in zona d'attacco con Baldirossi che vuole attaccare Matchman, attira su di sé la difesa, poi scarica all'ultimo momento generando un tiro pulito per Beto Gomes che scheggia appena il ferro, rimbalzo per Mantas Kalnietis che è appena entrato sul parquet, va da Zoran Dragic che serve in post basso Matchman, gancio permesso a Milano di restare sostanzialmente in scia alla formazione bianconera in questi primi 8 minuti di gioco. Maurizio Buscaglia esce dal timeout mandando sul parquet Toto Forrai, si va da Diego Flaccadori che si butta dentro contro Mantas Kalnietis, fischio di Weidman, infrazione di passi da... ed è una cosa che paghi a caro prezzo perché se poi le difese avversarie tendono a chiudersi e sfidarti al Sanders che nonostante i due falli a carico a mettere la bomba. Bomba di grande personalità da parte di Sanders, Trento non tiene quella prima penetrazione, deve aiutare dal lato forte. Attenzione, Jondre Jefferson era volato per la layup di Forrai, non trova però la schiacciata. Fallo speso da Forrai in campo aperto su rimessa affidata, poi un fallo che era abbastanza chiaro dal replay, non c'era neanche lontanamente. Rimbalzo lungo catturato da David Lighty che riesce a spingere il pallone nelle mani dei compagni di squadra. Ribalta il lato da Dustin Hogg per David Lighty. Serie di blocchi consecutivi per Diego Flaccadori che riceve sul perimetro, va a cercare Dustin Hogg nel mezzo angolo che non ha la taglia per giocare uno contro uno spalle a canestro contro Matchman, lo vuole però attaccare. Trento non riesce a costruire granché su quel lato, ma trovando in allungo mancino il canestro del meno 11. Queste sono situazioni che Trento dovrebbe forse esplorare un po' più spesso, perché quando crappa dove vuole. Tiri liberi per Kruno Simon che ha subito un altro che fino ad ora questa sera Motive Kuban, massimo vantaggio per l'Olimpia Milano, più 13 per la squadra del presidente Livio Proli. In uscita dai blocchi David Lighty, attira su di sé la difesa, genera un tiro aperto per Diego Flaccadori che usa anche il palleggio per recuperare l'equilibrio, sbaglia anche questa soluzione Trento. Rimbalzo d'attacco di Filippo Baldirossi che sta contribuendo anche sotto le plance alla causa trentina di ottenere Trento nella emotività di questa gara. È veramente dura perché Lighty anche qui aveva un metro e mezzo per poter provare il tiro, ma se non hai fiducia e devi provare ad attaccare il ferro contro la difesa schierata, devi inventarti cose come quella che ha appena fatto là. Retina sul close out di Aaron Kraft, più 14 per Milano che continua a ritoccare il massimo margine dell'incontro.
Filippo Baldirossi ha un metro di spazio, prende questo tiro che però è fuori ritmo dopo essere stato sfidato da Jamal McLean. Errore da parte del numero 8 bianconero, Cruno Simon. Grande Milano adesso gioca un po' più a briglie sciolte, con un po' più di fiducia, e per Trento si fa veramente dura adesso, meno 16. Trento ha bisogno del suo pubblico in questo momento. David Lighty si butta dentro, scarica per Flaccadori, extra pass per Kraft. Questi sono buoni tiri, però sbagliati. Rimbalzo lungo per Filippo Baldirossi, che vuole attaccare direttamente da rimbalzo d'attacco Simon. Buona scelta vista le difficoltà che Trento sta incontrando in attacco. 4 su 6 da 3, e si capisce che è dura tenere il passo di una squadra con Milano, nonostante il grande lavoro a rimbalzo. Dolomiti Energia sotto ora di 17 lunghezze. Toto Forrai di nuovo sul parquet, uno dei pochi a riuscire a trovare le giuste chiavi interpretative in questo secondo quarto. Ora deve attaccare la pressione di Ricky Hickman, porta con sicurezza il pallone nella metà campo offensiva. Doppie uscite per Lighty e Flaccadori, sfruttate da Flaccadori sul lato sinistro del campo. Cambio difensivo con Pascolo, posta a Flaccadori, poi bel pallone sotto canestro per Baldirossi, che ha segnato filo, lavorando però bene sotto i tabelloni. È di fatto il secondo rimbalzista dati. 7 punti personali per Baldirossi, che è anche il secondo marcatore del match dopo Milan Matchman, che è già salito a quota 12 in quel, tutti per lo più segnati in uno straordinario inizio di secondo periodo in cui Milano è stata brava a cercare il suo centro sotto canestro. Buon close out di Baldirossi su Fontecchio, Milano torna da Cinciarini, poi Fontecchio è rimasto libero nell'angolo, è un tiro aperto da 3 punti che viene sbagliato, bel rimbalzo d'autorità di Peto. Trento in zona d'attacco che si è avvicinata a meno 16, Flaccadori! Fare la difesa, Trento ha bisogno di cavalcare l'emotività di questo primo mini break positivo di tutto questo complicatissimo secondo periodo. McLean in post alto, accenno di raddoppio da parte di Forrai che vuole generare un po' di confusione nell'attacco milanese, ci riesce, palla persa da parte dell'EA 7, Flaccadori che vuole spingere l'attacco trentino, è rientrata bene però la formazione meneghina. Flaccadori allora a difesa schierata, vuole andare da Baldirossi accoppiato con Cinciarini, passa! Voglia e la speranza di poter girare la partita nel terzo periodo. Ricky Hickman lavora dal palleggio contro Toto Forrai che mette forte pressione, Trento vuole uscire con un bel possesso difensivo dal timeout chiamato da Repeca. McLean isolato uno contro Baldirossi, usa l'uncino, poi muove i piedi, Baldirossi lo stoppa, recupera ancora una volta il pallone Beto Gomes che spinge la transizione trentina. Ancora una volta Milano è rientrata bene nella propria metà campo, attacca difesa schierata la Dolomiti Energia, Flaccadori vuole servire ancora a Baldirossi spalle a canestro, è accoppiato con Calnietis che pur essendo un playmaker è vicino ai 2 metri di altezza, deve quindi ribaltare il lato Trento, Flaccadori! Torna a meno 10 e da ora bisogno di un altro stop difensivo in questo attacco che non dovrebbe essere l'ultimo del periodo. Simon ha spazio per prendere il tiro da... È la prima parola che è venuta in mente a me, killer, perché veramente sa leggere i momenti della partita come pochi altri, Cruno Simon. 10 secondi al termine del secondo periodo, orologio dei 24 spento per Trento che potrà quindi tenere palla fino al termine. Flaccadori si butta dentro contro Simon, riesce a trovare un tiro scheggiando però appena il tabellone, poi sulla buona copertura difensiva di Forrai. Esecutive, è veramente dura tenere il ritmo di una squadra come Milano che invece in attacco non ha problemi di sorta nel mettere punti da parte. Con 12 punti personali, rimessa in zona d'attacco per Trento con Flaccadori che minaccia il tiro, poi vuole arrivare fino in fondo. Visto al Kim Ki Mosco a provare a riportare Trento a meno 12, inizio di terzo quarto con la Dolomiti Energia vicino da mettere a tabellone, ora ha bisogno della sua difesa per trovare fiducia. Zona 2-3, la chiamata di Maurizio Buscaglia, buono l'attacco da parte di... Veramente impressionante la qualità offensiva di tutti i giocatori di Milano, se giocano di squadra e si passano la palla creano veramente sempre ottime situazioni, sempre tiri aperti, e anche quando i tiri non sono aperti spesso vanno dentro perché il talento è veramente molto ben distribuito in questa squadra. Pascolo attacca la difesa meneghina, la difesa bianca di Andrea Cinciarini, ancora la difesa zona della Dolomiti Energia che mi sembra un pochino mecciappata, difficile leggere esattamente quale sia lo schieramento voluto da Maurizio Buscaglia, forse una 3-2, che Milano attacca con pulizia mettendo in ritmo il tiro da 3 punti di Dragic, errore da parte del giocatore sloveno. Trento in zona d'attacco con Kraft che va a cercare spalle a canestro Baldirossi, si torna sul perimetro da Toto Forrai, mismatch con Davide Pascolo, Forrai va a cercare Aaron Kraft che col pallone ancora
difesa individuale questa volta per Maurizio Buscaglia, che ha cambiato immediatamente l'approccio difensivo dei suoi. Pascolo non trova una soluzione e torna da Cruno Simon. Buscaglia incita Filippo Baldirossi a provare a tenere il mismatch su Simon. Si va da Davide Pascolo, che si butta dentro contro Aaron Kraft. Nemmeno uno dei maestri del post basso del campionato italiano. Doppie uscite per l'attacco trentino, sviluppate interamente su un lato con Kraft, che riceve contro Cinciarini. Mentre cade a terra riesce a mantenere comunque il controllo del suo palleggio, ribaltando poi il lato per Forrai. Trento sta provando a muovere il pallone velocemente, poi è bravo da stia dell'attacco milanese. Ed è quello dei giocatori che potrebbero fare i playmaker, ma che riescono a trovare una zone press la formazione bianconera, che in realtà è solo un modo per togliere 2 o 3 secondi all'ingresso nell'attacco alla zona trentina della formazione milanese. Simon minaccia il tiro, poi ne genera uno a più alta percentuale per Cinciarini, che lo sbaglia. Rimbalzo d'attacco di Marco a difendere il suo tiro, e la piccola esitazione gli è costata l'infrazione di passo. Diego Flaccadori a servire Aaron Kraft, che attacca dal palleggio Simon, scarica per Filippo Baldirossi, bel ribaltamento per Flaccadori, che ha un tiro aperto dall'arco e lo sbaglia ancora una volta. Dustin Hogg è ovunque, rimbalzo d'attacco, poi Forrai! La Trento, che ora devono difendere con i giocatori bianconeri. Su questo possesso offensivo dei campioni d'Italia, Cruno Simon gioca a due con Milan Matchman, si muove bene la difesa trentina, finalmente si fanno sentire i tifosi. Questo Palatrento esaurito, Matchman dal mezzo angolo, sbaglia la soluzione, rimbalzo lungo catturato da Forrai, che spinge la transizione a Quilotta. Baldirossi prende il tiro da tre. Era un Kraft accoppiato con Cruno Simon, in realtà non credo che sia una difesa individuale, ma sia solo l'inizio della difesa a zona poi ordinata da Maurizio Buscaglia. Così è infatti pressione da parte di Trento e Sabetta che recuperare per la squadra bianconera. Totto Forrai a chiamare il gioco d'attacco, è accoppiato con Mantas Kalnietis, ricezione sul perimetro di Kraft, che attacca subito Hickman generando un tiro aperto per Forrai. Va corto ancora una volta il tiro da tre punti del capitano, lotta furibonda, rimbalzo con McLean che esce catturando il pallone, poi gran recupero difensivo di Baldirossi. Aaron Kraft non riesce a salire di Baldirossi, che ha impedito a Pascolo di trovare il canestro, poi Kraft con recupero attacca Simon e trova il conera. Mantas Kalnietis lavora dal palleggio. Totto Forrai e la difesa a zona della formazione trentina a metterlo in difficoltà. Simon si butta dentro, tira sopra le mani da parte del numero 43. Puro talento questo canestro di Simon, che ferma questa piccola emorragia milanese, perché Trento adesso sta interpretando di nuovo bene la partita. Flaccadori si butta dentro, lo contiene bene Simon, scarico nelle mani di Aaron Kraft, che vorrebbe attaccare Hickman, poi ci ripensa e va da Flaccadori, va in post alto a ricevere Baldirossi con buona personalità, poi il tiro in allontanamento sbagliato, rimbalzo catturato da Mantas Kalnietis, grande difesa da parte di Forrai. Kalnietis chiude il palleggio, ma i trentini non riescono ad aggredire immediatamente i potenziali ricettori dell'EA 7. Pascolo scambia il pallone con il playmaker lituano, Kalnietis si butta dentro, scarica per Hickman che prende un tiro dall'arco sbagliandolo, ma rimbalzo d'attacco. Il più presente di tutti è Jamal McLean, che però sbaglia questa soluzione che consente a Baldirossi di tirare giù l'ottavo rimbalzo della sua gara. Trento in zona d'attacco, Flaccadori con le finte di partenza, poi si butta dentro e sbaglia la soluzione, rimbalzo ancora una volta di Jamal McLean, che sotto il tabellone milanese sta pulendo tutto e permette poi a Cruno Simon di colpito a terra nel rientro e si è fatto battere da Simon, che è arrivato al primo sottocanestro tutto solo. Si allacciano in situazione di taglio Hogg, Flaccadori a mettere pressione a Cinciarini. Buono il lavoro da parte del ventenne di Cenate Sopra, che ostacola il playmaker della nazionale azzurra. Simon poi col passaggio in salto per Milan Matchman, altro passaggio con un po' di sufficienza, Beto Gomez si tuffa e cattura questo importante pallone, poi alza con un po' di pigrizia per David Lighty. Ti può mettere in difficoltà, ti deve mettere in difficoltà anche considerando la sua caratura, però tante occasioni lasciate per strada da Trento, che è arrivata a meno 18, però poi si è riavvicinata a meno 6 e poi un vantaggio per Jamal McLean. Milano arriva addirittura a più 20 quando mancano 6 minuti e 14 da giocare. Trento muove palla sul perimetro senza riuscire a costruire granché, anche perché i giocatori di Milano sono sempre dentro a sfidare al tiro. Dietro Trento con un altro siluro dall'arco, meno 17 per Trento. Prova ad alzare la pressione Totto Forrai, sostenuto da Diego Flaccadori. Cinciarini chiama il gioco 4, sfrutta il pick and pop di Rakim Sanders per servire il suo numero 21. Sanders si butta dentro, sembrava aver trovato le chiavi di lettura per mettere in difficoltà gli avversari, poi però sembrano davvero aver messo in ghiaccio
il match a favore della Dolomiti Energia. Furrai porta palla nella metà campo offensiva, David Lighty lavora dal palleggio, scarica per Rakim Sanders che ha visto e capito tutto con largo anticipo e di prepotenza poi, e realizzando il 11° punto personale. Trento in una gara in cui però Milano sembra comunque in controllo della situazione. Cinciarini vuole lavorare anche con il cronometro dei 24 secondi, chiama il gioco 4 che prevede il solito pick and pop con Rakim Sanders che questa volta rolla pigramente sotto canestro, si va sull'altro lato del campo da Cruno Simon che sbaglia il tiro dai 6,75, ma Milano se non altro ha mangiato un po' di secondi sull'orologio della partita. Beto Gomes va da Filippo Baldirossi che dà un passaggio ad effetto dentro l'area a Dustin Hogg, 3,44 da giocare, blocco verticale che non riesce a liberare Diego Flaccadori, si deve arrivare dal numero 12 bianconero dopo due passaggi tra Forrai e Baldirossi. Lighty forza il tiro col passo d'arretramento, sbaglia una soluzione difficile, rimbalzo lungo catturato da Cruno Simo che va in campo aperto da Dragic, passaggio diciamo nella zona della palla contro che sbaglia la seconda soluzione dalla lunetta, un pochino fallosa negli ultimi minuti, una Milano che forse sta iniziando già a pensare al prossimo proibitivo impegno di Eurolega che la vedrà giovedì sera impegnata al Forum di Assago contro il CSKA Mosca, campione d'Europa. Baldirossi, gran palla per Dustin Speranza, meno 16 per Trento. Flaccadori mette pressione ad Andrea Cinciarini. Segnali difensivi importanti quelli che Flaccadori sta mostrando. Cruno Simon rompe il raddoppio di Dustin Hogg, effettuato in maniera perfetta da Simon, di fatto ha portato già 5 giocatori in doppia cifra con Jamel McLean da questo traguardo personale. Meno 18 per Trento. Toto Forrai chiude il palleggio, va a cercare in modo complicato Inerzia che nel terzo periodo sembrata essersene andata con quei canestri di Dragic. Simon dal palleggio accenna uno show aggressivo David Lighty, si va da Davide Pascolo che è tornato sul parquet. Applausi del Palatrento segnando i suoi primi 2 punti personali. Baldirossi apre il fuoco da 3, meno 17 per la Dolomiti Energia, prova ad accennare un po' di zone press la squadra allenata da Buscaglia. Simon attacca dal palleggio David Lighty, scarica per Dragic che ha un tiro aperto con metri di spazio, questo lo sbaglia dopo aver segnato tiri ben più improbabili nel finale del terzo periodo. Forrai, rimessa del capitano argentino direttamente nelle mani di Filippo Baldirossi che ribalta il lato andando da Diego Flaccadori. Baldirossi prova a lavorare in situazione di post-up contro Dragic, arriva il raddoppio dal lato cieco di McLean, Flaccadori recupera il pallone ma se lo fa strappare da Dragic che gli si è tuffato tra i piedi allacciandosi al ventenne di Cenate sopra, e appena un tiro aperto in transizione Cruno Simon trova un canestro da killer a cui Flaccadori prova a rispondere con la schiacciata in campo aperto, fallo speso da Jamel McLean che arriva da una sconfitta pesante, ha bisogno di riscatto dopo 2 sconfitte è vero contro avversari diversi. Ha raggiunto un sacco di traguardi importanti, ora deve anche fare i conti con un'annata complessa. Filippo Baldirossi intanto si butta dentro, una squadra che ha un roster davvero d'altra categoria. David Lighty riceve sul perimetro, torna da Filippo Baldirossi che prende il tiro da 3, gara non si è decisa lì, ma quel tiro da 3 punti che avrebbe realizzato Filippo Baldirossi in quella situazione avrebbe portato i bianconeri a meno 3, 1-2-12 da giocare. Andando ad analizzare un pochino la gara dal punto di vista statistico anche per provare a leggerla, mentre Dustin Hogg pasticcia un po' sulla ricezione dopo un passaggio approssimativo di Lighty andando poi a trovare i 2 punti del meno 19, direi facile individuare in Dustin Hogg il migliore in campo per la Dolomiti Energia allenato da Yasmin Repesa, e comunque una percentuale insufficiente, 5 su 23. E se provi a contare quanta differenza fanno quelle 6 bombe, quelli sono 18 punti di disavanzo sul tabellone in questo momento. Di punti di scarto ce ne sono 21. Quindi davvero il tiro contromisure anche sotto quel punto di vista. Siamo sulla situazione di 34 a 30 a giocare la sua partita, avendo probabilmente una sbandata il doppio impegno della Coppa a metà settimana che comunque ti fa scattare qualcos'altro. Ti costringe a ripartire continuamente, a resettare soltanto nel fine settimana, e sai che le partite sono così importanti che magari non stai attraversando un buonissimo momento. Le ottime prove di Hogg e Baldirossi è riuscito
a portargli alla causa bianconera, che sicuramente la squadra trentina si porta via da questa sfida impossibile con la capolista, è la capacità di interpretare bene l'incontro sia all'inizio del match in cui Trento è partita bene, sia ad inizio terzo periodo, quindi la squadra diciamo è entrata in campo con le idee chiare, sapendo esattamente cosa doveva fare, poi però dall'altra parte del campo trovi gli avversari e quando gli avversari ci sta che tu possa anche subire la qualità della formazione avversaria. Arrivo di stoppata di Davide Pascolo, Trento comunque a meno 17 in una gara che si avvia verso il termine. Bruno Cerella apre il fuoco da tre punti sbagliando la soluzione dai 6 ai 75, rimbalzo di Dustin Hogg, campo aperto per Flaccadori che va da Baldirossi, extra pass per David Lighty che sbaglia il tiro da sotto, poi Baldirossi a rimbalzo d'attacco trova il 17esimo punto personale, meno 15 Dolomiti Energia, accenno di zone press, mentalmente Trento dimostra di esserci fino al termine, l'avversario questa sera è stato più forte di lei ma era nell'ordine delle cose, resettare e testa subito alla sfida di sabato sera ore 20:30 al Pala Serra di Migni, dove la Dolomiti Energia affronterà in diretta TV qui sugli schermi di Trentino TV il banco di Sardegna Sassari. Ci avviciniamo intanto al finale di questo match con una di quelle 5 precedenti stagioni, 92-73 il punteggio a favore dell'EA 7. Dustin Hogg lavora spalle a canestro contro, andiamo a ricordare i migliori marcatori della gara, prima di Milano, seguito da Kalnietis e Rakim Sanders con 11 a testa, poi 12 punti di Milan Matchman tutti segnati nei primi due quarti e i 10 di Zoran Dragic per i campioni d'Italia in casa Dolomiti Energia, 17 a testa per Baldirossi e Hogg, finisce 92.